Emanuele, buona giornata, un buon inizio di questa finale in Prada Cup. C'era molta attesa perché era da più di 2 settimane che non navigavamo contro gli inglesi e l'ultima volta avevamo regattato, ovviamente sappiamo come è andata a finire. Sono state 2 regate molto interessanti perché la prima era in condizioni di vento leggero. Loro probabilmente hanno fatto un errore di cadere dai folli in partenza, questo sicuramente ci ha aperto la partenza e ci ha fatto partire insomma dove volevamo e come volevamo, e dopo da lì è stato abbastanza semplice controllare la regata. La seconda invece è stata una regata bella intensa, un vento dai 15 ai 20 ai 20 nodi, è stato un bel prepartenza, è stato molto interessante, i ragazzi sono stati molto bravi a controllare la posizione, a mantenere separazione sulla linea di partenza, che era la cosa più importante. L'obiettivo era quello di navigare il più lungo possibile mura dritta insieme a loro per poi splittare e prendere il lato che volevamo. E da lì poi è stata una regata molto interessante perché ovviamente loro erano molto competitivi con vento forte, quindi per noi era interessante avere un confronto in tutte e due condizioni di vento. È stata una giornata perfetta da questo punto di vista qui. Ovviamente siamo molto contenti del risultato, abbiamo fatto forse qualche piccola imperfezione nella seconda regata, nella seconda bolina, ma adesso guarderemo, analizzeremo un po' entrambe le regate, vediamo dove migliorare. Siamo solo all'inizio, c'è ancora tanta strada da fare, quindi testa bassa e concentrati. Domani saranno condizioni di vento medio, probabilmente regatteremo nel campo di regata interno perché è probabile ci sia onda fuori, però ce lo comunicheranno domani mattina. Presi in mente sono 12-16 nodi, quindi insomma condizioni belle e insomma ci aspettiamo sicuramente altre 2 regate tirate molto, molto importanti, perché alla fine insomma la serie sarà molto lunga, quindi ci sarà ancora tanto da fare.